Uno spazio rinnovato per la cultura, a Castel di Sangro, che in questi giorni è immersa in un'atmosfera di festa con la presenza del Napoli Calcio. È stata inaugurata la nuova biblioteca comunale ubicata nei locali che si trovano sotto i portici della sede municipale al centro della cittadina abruzzese. Alla cerimonia del taglio del nastro presenti diverse autorità, il sindaco Angelo Caruso e l'assessore con delega alla cultura del comune di Castel di Sangro Raffaella Dell'Erede. È intervenuto anche Terzio Di Carlo, che è stato direttore della biblioteca comunale. La biblioteca è intitolata a Vincenzo Balzano e, nella sede rinnovata, vuole sempre più diventare un luogo dove si promuovono cultura, aggregazione, inclusione. Il sindaco Angelo Caruso. Quando abbiamo restaurato il palazzo municipale abbiamo ridisegnato la geografia dei presidi e quindi ha riguardato anche la biblioteca Vincenzo Balzano di Castel di Sangro, un luogo che ha rappresentato la storia, che ha costituito la nostra comunità, ha formato generazioni, un luogo davvero importante, insomma, che ha porta in dote tutta la biblioteca di Vincenzo Balzano e quindi, insomma, un patrimonio importante. Noi abbiamo voluto ripristinare qui al piano terra, una decisione abbastanza lontana, già assunta all'unanimità nel 2013 al Consiglio Comunale. Oggi abbiamo celebrato l'inaugurazione, abbiamo rimodulato certamente l'organizzazione della biblioteca, che avrà spazi più contenuti più al piano terra e un grande archivio che, insomma, raccoglie tutto il patrimonio enorme della biblioteca di Castel di Sangro al piano sottotetto. Quindi, insomma, oggi ci portiamo in dote veramente un bel esempio. Oggi abbiamo rivisto con grande piacere, insomma, coloro che sono stati gli attori della biblioteca di Castel di Sangro. Quindi tutto volge al meglio. L'assessore Raffaella Dell'Erede. È una giornata molto importante, una giornata che vede la rinascita della biblioteca di Castel di Sangro, una biblioteca dalla tradizione gloriosa e che si arricchisce di strumenti fortemente innovativi. Quindi sul solco della tradizione siamo assolutamente proiettati al futuro. È un cuore pulsante questo nel quale ci troviamo, di una biblioteca che sarà diffusa sul territorio e che andrà anche in altre strutture culturali di Castel di Sangro e speriamo dell'Alto Sangro, quindi in un sistema bibliotecario con una capillarità molto forte. Abbiamo anche in allestimento l'archivio storico, quindi noi abbiamo le pergamene del 1300 e abbiamo la possibilità invece di consultare libri online attraverso il nostro sistema computerizzato. Una biblioteca è un sistema, diciamo, bibliotecario, così vogliamo chiamarlo, per tutti, a misura d'uomo, per giovani e anche per diversamente giovani, per persone di qualunque estrazione sociale, anzi vogliamo che tutti frequentino la biblioteca, con un obiettivo formativo, educativo e per far comprendere quanto sia a volte spesso necessario il superfluo, o almeno quello che appare superfluo, è la cultura, che invece è la nostra vera arma, è la nostra vera corazza anche nei confronti a volte delle intemperie della vita. Se non siamo formati, se non siamo educati, se non siamo strutturati, la vita purtroppo in certe occasioni ci può travolgere e quindi noi miriamo a strutturarci come persone e nulla, come diceva Calvino, è più adatto a questo della letteratura e della cultura.